Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Discord per vedere le nuove skill dei nuovi starter deck che sono state leakate questa notte, che è il 12 maggio, e sono state annunciate 2 giorni prima della release ufficiale e le ho ricondivise sul mio Discord. Se volete entrate, lo spammo in ogni video, lo spammo anche adesso. E andiamo a vedere la prima skill. Prima skill è Ritual of Black Mastery. Dice: attiva questa skill durante la tua main phase. Se controlli, mentre controlli BLS o Mago del Caos Oscuro. Se non ho sbagliato il nome. Comunque, il rituale. Che hai evocato il rituale questo turno. Mentre controlli VLS non può essere distrutto dagli effetti delle skill avversarie, e una volta per turno, se il tuo avversario attiva una carta trappola, pesca una carta immediatamente appena risolto. E effetto 2, quando controlli Magician of Black Chaos, non può essere distrutto dagli effetti delle magie avversarie, e se distrugge un mostro in battaglia, aggiungi una magia dal tuo cimitero alla tua mano. Tra tutte le skill che andremo a vedere che sono state leakate, questa è una delle peggiori, siccome ciò di cui avevano bisogno questi mostri rituali era qualcosa per essere tirati fuori più velocemente e magari dopo aggiungergli quegli stessi effetti, e invece non sono abbastanza per renderli decenti. Tipo, BLS non può essere distrutto da skill avversarie, e dopo peschi una carta se l'avversario attiva trappola, ma comunque non protegge il nostro BLS da tutto il resto, quindi non possiamo fare un deck intorno a lui. Stessa cosa per Magician of Black Chaos, non ci possiamo fare niente di particolare. Skill 2, Knight of Legend. Attiva questa skill durante la tua main phase. Ogni turno un Gaia il Cavaliere che evochi normalmente può essere evocato senza attributi. Applica le seguenti skill. Se controlli un Gaia il Cavaliere o Gaia Dragon Champion. Se attacca un mostro in posizione di difesa, infliggi danno perforante. Infliggi danno perforante. E una volta per turno, se infligge danno con questa skill, pesca 2 carte e poi scarta una carta, che è lo stesso effetto della magia continua che viene rilasciata nel medesimo starter che vedete qui. Skill 2, non puoi attivare carte settate nella tua zona magia trappole. Allora, figo che si può evocare senza attributi. Poi cominci a leggere gli effetti e ti accorgi che questo effetto è uguale alla spell, e la spell già di suo non era, cioè è praticamente uguale alla spell, e già l'effetto della spell non riusciva a rendere Gaia un mazzo. Poi aggiungi questo effetto che è, ricordiamo, obbligatorio. Questo effetto dice che non puoi giocare praticamente, cioè basta che il tuo avversario evochi un mostro che abbia 2400 d'attacco almeno, comunque il più grosso di Gaia, e tu praticamente hai perso. Non puoi giocare magie rapide nel turno dell'avversario, non puoi giocare trappole, quindi non ho capito perché questa skill esiste.
Brutta. Terza skill, passiamo a Pegasus. Tulmayam. Skill molto semplice. La prima volta che ogni mondo toon nella tua zona magia trappole verrebbe distrutto, non è distrutto. Anche questa skill filler, un po' inutile. Tutti si aspettavano da questa skin in particolare, con questo nome, ci aspettavamo un supporto migliore per i toon in generale, piuttosto che questo, siccome il problema dei toon non è certo il fatto, cioè anche il fatto che Mondo Toon può venire distrutto molto facilmente, ma il fatto che non possono attaccare, il fatto che sia un mazzo lento, lo rendeva ingiocabile. Soprattutto, quindi anche questa è una brutta skill. Passiamo alla prossima che è molto meglio. Quarta skill, Thousand Eye Spell. Questa è la skill dedicata a abbandono e limite dei mille occhi. Attiva questa skill durante la tua main phase, una volta per turno, puoi scartare una carta e usare una delle seguenti skill, ma non puoi condurre la tua battle phase questo turno. Evoca rituale un abbandono dalla tua mano, offrendo come tributo un mostro dalla tua mano o dal terreno, il cui livello sia 1 o superiore, e gira questa carta. Quindi praticamente l'effetto della magia rituale solo in versione skill. Effetto 2, evoca tramite fusione un limite dei mille occhi dal tuo extra deck usando mostri dalla tua mano o terreno come materiale da fusione e gira questa carta. Metodo migliore di evocare terra, quindi buono. È anche un modo per Relinquished di essere evocato molto più facilmente, siccome adesso non avremo più bisogno di usare la magia rituale, anche se barattiamo la nostra Battlefield, ma comunque non abbiamo più bisogno di usare Uccello Sonico e la magia rituale, quindi carte in meno nel mazzo, quindi si aggiunge consistenza. Poi adesso c'è anche Faceless Magician che vedete qua, aiuta un sacco questo mazzo a rimanere su, anche se viene portato via abbandono. Probabilmente questa skin non sarà usata tanto per terra quanto più per abbandono, siccome terra è molto più difficile da portare sul terreno, siccome abbiamo bisogno anche di Idolo dei Mille Occhi, che a parte per tutto è un mattone. Comunque non penso che verrà usato Relinquished con Terra in versione stall, visto che con Terra nel tuo mazzo puoi solo decidere di fare un mazzo stall, quindi penso che verrà usata una versione di un mazzo normale, tra virgolette. Niente, passiamo alla prossima skill. Quinta skill, Shadow Reborn, di Marik, quindi nuovo personaggio. Yami Marik, anche questo è molto semplice. Attiva questa skill durante la tua main phase. Una volta per duello puoi pagare metà dei tuoi life point e evocare specialmente un mostro da entrambi i cimiteri, ma il tuo avversario non prende danno da battaglia per questo turno. È essenzialmente Monster Reborn, ma paghi con un grande malus, soprattutto per un gioco come Speedduel, ovvero non fare danno, ma soprattutto pagare metà dei tuoi life point, e non è così forte durante il game se non per chiuderlo, siccome paghi metà dei tuoi life point e c'è in giro la Nightmare Will adesso, quindi oltre a Zoma e un sacco di altre carte per burnare, quindi ma giusto. Oltre a questo, se non avete visto il video in cui parlo di queste carte, è nelle schede. Parlo di
di come secondo me sarà il futuro burn del meta anche. In realtà non c'è tutta questa roba che ti serve evocare, non ci sono target così forti nel cimitero che ti serve di evocare, poi non è come il gioco normale in cui tu magari evochi un mostro a caso, poi fai, che ne so, un Xyz o un Link o qualsiasi altra cosa, non è che puoi riciclare le carte così. Quindi non ci sono target validi da farmi usare uno slot per questa skill, farmi pagare metà dei life point e non fare Battleface praticamente, se non per distruggere mostri. Quindi anche questa può essere utile in determinate situazioni, magari se voglio, se ho un mazzo in cui devo tributare mostri, ma a parte quello, anche questa non è tutto sto granché. Seconda skill di Marik, Twisted Personality, che è bene o male la skill migliore di tutte e due questi starter. Ogni volta che un player perde life point, quindi sia per battle damage, sia di costo di una carta, sia di danno d'effetto, metti un counter su questa carta, massimo 3, e meno male sono massimo 3. Una volta per turno, durante la tua main phase, puoi usare uno dei seguenti effetti. Rimuovi due counter da questa carta e scarta una carta a caso dalla mano del tuo avversario. Broken già questo. Rimuovi tre counter da questa carta, poi distruggi una carta scoperta che l'avversario controlla. Broken anche questo. Non solo il secondo effetto è un monster removal per qualsiasi mostro, soprattutto grosso come Mott, che si è scoperto, ma leva anche appunto Nightmare Will e leva tutto. Poi è fortissimo, il Speed Duel è basato sull'avere più risorse dell'avversario e tu se con questa carta basta che qualcuno abbia fatto doppio danno da battaglia e puoi già scartare free una carta dalla mano del tuo avversario. E niente, cioè, probabilmente questa skill la riesci anche a usare se uno di due, se tu o il tuo avversario hai usato un mazzo burn, questa skill la riesci a usare anche 3-4 volte per duello. Tutte le volte distruggi una carta scoperta e dà un sacco di valore, cioè, e poi è generica, può usarla a qualsiasi mazzo, visto che può fare anche danno da battaglia, e è troppo forte. Basilarmente la usi ogni main phase e il tuo avversario deve stare attento a non farti guadagnare dei counter nel momento giusto, o sbagliato, dipende da chi ha la skill. E probabilmente vedremo durante questo meta molto questo non dare counter all'avversario, non farsi ittare, non farsi prendere neanche 100 perché magari diamo un counter e poi ci spacca una phase up. Troppo forte. Settima skill, prima skill di Yamibakura, Into the Darkness Below. Penso che sia la skill che abbia come tema Dark Necrofear, quindi paura oscura. Attiva questa carta durante la tua main phase, una volta per turno, puoi scartare un mostro normale demoneo e puoi usare una delle seguenti skill. Pesca una carta e gira questa carta. Poi 6-4 o più mostri demoni normale con nomi differenti nel tuo cimitero, aggiungi un mostro dal tuo deck alla tua mano e gira questa carta. Poteva essere decente se non ci anzi era molto forte se non c'era la restrizione dei mostri normali demoni. Penso che sia una skill cioè, è pessima e penso che sia una skill fatta giusto per chi vuole giocare un mazzo con paura oscura, visto che 4 o più demoni normali con nomi diversi nel cimitero e poi fa rota per qualsiasi mostro esistente, però sono quattro mostri normali con nomi diversi.
non li tiri fuori manco se preghi, e dovresti usare, facciamo finta, già 8 mattoni nel tuo mazzo di demoni normali. Adesso non ci sono demoni normali in gioco neanche che escono da questo mazzo. Quindi, boh, nulla da dire su questa skill. Ultima skill di questi starter, Inner Conflict, conflitto interiore, sempre di Amibakura. Attiva questa skill durante la tua main phase, una volta per duello, puoi pagare metà dei tuoi life point e prendere il controllo di un mostro che il tuo avversario controlla fino all'end phase, ma non può attaccare questo turno. Mind control, ma paghi metà dei tuoi life point. Il mostro è giallo per quanto riguarda gli attacchi diretti. Skill, secondo me, se dovessi fare un podio, metterei questa al terzo posto, la skill Thousand Eyes Spell per relinquish the Terra al secondo, e prima Twisted Personality. E niente, probabilmente, cioè, mi sembra molto buona come skill generica, siccome puoi aiutarti a chiudere, cioè non ti importa di aver pagato metà di tuo life point se prendi un mostro dell'avversario e stai andando a chiudere, quindi questa può levare un mostro dell'avversario che poi può attaccare un mostro dell'avversario e levare anche quello e poi permettere ai nostri mostri di attaccare direttamente. Quindi la vedo come una skill che ti permette di prepararti il terreno, magari con Dust e Night Beam, distruggere tutto quello che può ostacolare i tuoi mostri, e poi vai a chiudere alla fine. Oltre al fatto che dice il controllo di un mostro del tuo avversario, quindi anche mostri coperti. Niente. Queste erano le skill, questo è il server, come ho detto all'inizio video, link in descrizione se volete entrare, ci sono sempre questo tipo di spoiler se arrivano e facciamo anche tornei e tutto. E per questi spoiler il video è finito, lasciatemi un like che serve e ci vediamo al prossimo video.